Quanto è importante diversificare? Molto spesso, quando tutto sembra andare per il verso giusto e si inizia a guadagnare dal proprio business, l'errore più comune che si commette è quello di replicare lo stesso investimento e quindi creare un clone della vostra azienda fisica o digitale per raddoppiare i vostri guadagni. Ovvio che se il bar, il mio e-commerce, la mia pizzeria, il mio business online in generale sta andando bene, la prima cosa che mi viene in mente è duplicare e quindi ricreare lo stesso business un'altra volta. Ma vi assicuro che questo è l'errore più grosso che si possa fare, o comunque un errore all'inizio della vostra carriera imprenditoriale. Se il vostro business sta andando alla grande, nel 70% dei casi la vostra azienda funziona soprattutto grazie a voi, al vostro impegno e alla vostra professionalità. Quindi siete voi e i vostri collaboratori l'elemento di riuscita del vostro business. Quindi con questo voglio dirti che se sei qui e stai guardando questo video, sei indeciso su cosa fare e stai pensando ovviamente di duplicare la tua azienda perché hai visto che sta funzionando. Ma voglio dirti una cosa che saprai benissimo: niente è per sempre, quindi devi essere sempre pronto ai cambiamenti e alle diversificazioni per portare avanti le tue idee nel tempo. Con questo video, appunto, voglio farti capire l'importanza della diversificazione, perché sai benissimo che nessuno ti ha assicurato il lavoro a vita. E sai benissimo che da un momento all'altro, o per obsolescenza, o perché il mercato nel frattempo si è riempito di concorrenza e si è saturato, tutto può finire. Ed è per questo che ti consiglio, sin da subito, di avviare un piano di diversificazione dei tuoi investimenti. Quindi quello che mi sento di dirti è: se stai riscontrando successo nel tuo business, punta a consolidarlo e non a duplicarlo, in modo da aumentare la sicurezza del tuo investimento. Prima di rifare la stessa attività, ricordati che qualcosa potrebbe cambiare e ridurre tutti i tuoi investimenti in cenere. Quindi pensa a diversificare perché la carta vincente sei tu e non la tua azienda. Rimettiti in gioco e sfrutta il tuo potenziale e investi i tuoi capitali in qualcosa di diverso, in modo che se per motivi a te sconosciuti uno dei tuoi business dovesse andar male, hai sempre la sicurezza di aver diversificato i tuoi investimenti e potrai comunque sopravvivere a momenti difficili o a chiusure improvvise.